L'elettronica è il sistema nervoso dell'auto per controllare motore, sospensioni, sistemi di bordo. Nessuno però aveva mai provato a collegare lo sterzo alle ruote dell'auto via cavo, diciamo così. Giuliano in questo video vi spiega come funziona lo sterzo elettronico dell'Infiniti Q60. Nel mondo della tecnologia tutto ciò che è moderno è senza fili, wireless. Gli auricolari del telefono, le casse per ascoltare la musica, i controller dei videogiochi, le stampanti e tanto altro. Nel mondo dell'auto invece è un po' il contrario. I dispositivi più moderni infatti spesso funzionano grazie a cavi e centraline elettroniche anziché essere collegati fisicamente a circuiti idraulici, pneumatici o elementi metallici. Non ci fa più così tanto strano ad esempio che sui nuovi modelli l'acceleratore non controlli più il motore con un cavo d'acciaio ma con un cavo elettrico. Stessa cosa per il pedale del freno che sta diventando by wire anche su macchine sportive e sulle supercar. Su auto prodotte in serie comunque nessuno prima di Infiniti aveva pensato a uno sterzo via cavo come quello di questa Q60. Quello che cambia è ciò che trasmette la rotazione del volante alle ruote, e cioè tutti i componenti metallici di collegamento. Il piantone di sterzo, diviso in più alberi in acciaio uniti tra loro con giunti che vengono chiamati cardanici, per arrivare fino all'ingranaggio che collega tra loro le ruote attraverso i bracci di sterzo. Nello sterzo Infiniti invece i movimenti del volante vengono trasformati da un attuatore in segnali elettrici che via cavo raggiungono le centraline elettroniche che comandano altri attuatori elettrici, questa volta montati sulla cremagliera. La centralina elettronica che prende le decisioni valuta l'ampiezza, la forza e la velocità con cui chi guida sta usando lo sterzo, ma anche l'acceleratore, il freno, il cambio e la velocità a cui sta viaggiando la macchina, confrontando poi tutte le informazioni anche con le immagini della strada fornite dalla telecamera anteriore. I segnali elettrici viaggiano anche in senso opposto attraverso gli stessi cavi attuatori per trasmettere al volante e quindi al pilota quanta aderenza c'è tra la strada e le gomme, ma delle sensazioni di guida vi dice tutto Adriano nel suo video. Il principale obiettivo di uno sterzo così è quello di trasmettere di meno le sollecitazioni dovute alle irregolarità dell'asfalto, alle diverse inclinazioni della strada e ai disturbi del vento laterale. Come sugli aerei ci sono più centraline che si controllano a vicenda per minimizzare i rischi di malfunzionamento, e in caso di problemi c'è sempre una frizione che può collegare il volante e le ruote con un tradizionale piantone di sterzo meccanico. Una sorta di sistema di emergenza che sulle auto del futuro, che saranno sempre più by wire, invece è destinato a sparire, anche per non entrare in abitacoli in caso di incidente e per permettere di sfruttare di più lo spazio interno per i passeggeri.